Buonasera da Lorenzo Poliselli, dal Palacattani di Faenza, teatro di questo meraviglioso fine settimana, e a contendersi l'ultima finale, l'ultimo posto nella prossima Serie A2 ci sono il Soverato e il Sulmona Futsal. Tutto pronto per iniziare. Il kick-off lo dà Santoro ed è del Sulmona il primo pallone dell'incontro. Gallinica perde il pallone, recupero palla di Matteo che vuole andare da Berardi. Allunga il campo per un tentativo di colpo di testa Santoro. L'agonismo, l'interesse, il morale dei suoi giocatori. Intanto dall'altra parte tutto solo. Il gol da parte di Francesco Patricelli sull'assist di Francesco Panzanella. 1-0 per il Sulmona. Si muove Leo Costa. Tocco per Leo Costa. Che azione stupenda del Soverato. La sponda al volo di Monterosso e poi De Masi. Loro possono solo provocare. Cerchiamo di stare più calmi. Melao, una tentativa da stata, la palla resta lì. E come è uscito dal minuto il Sulmona. Come è uscito dal timeout il Sulmona. Il 2-0. Lo segna Vinicio Santoro. 2-0 Sulmona. De Masi, l'uno contro uno, c'è la preventiva, la vedete, De Masi prende la linea laterale e Berardi rimane in piedi. Anche Leo Costa che adesso ha la possibilità di andare alla conclusione, mette giù un avversario con una finta, la sfera arriva a Donato che può calciare, però lo fa male. Recupera palla Monterosso che va da Gallinica, non cerca un compagno in mezzo. Sfera che torna alla disponibilità di Monterosso che vorrebbe calciare, la gioca da terra, lascia Gallinica! Alessandro Gallinica rimette tutto in discussione, Soverato lo fa con Gallinica! 2-1 al Palacattani di Faenza. Patricelli fronteggia l'avversario e poi la deviazione che termina sul palo. Sponda e la traversa colpita da Monterosso. Ma credo che rimetterà solo in campo la sfera Mazzei e poi la sfera suonerà e poi la sirena suonerà. Così è 2-1 all'intervallo a favore degli abruzzesi del Sulmona. Anche questa spettacolare finale per arrivare in Serie A2. È finito il primo tempo al Palacattani. Il 3 contro 2 potenziale, anzi totale, da parte del Soverato con Gallinica che centra il palo alla sinistra di Berardi. Santoro, finta di pisata e poi conclusione, e stavolta il legno dice di no al Sulmona. Deve fare attenzione Gallinica a questo tipo di gesti e scaramucce perché è già ammonito il numero 20 e sarebbe una perdita. Ecco fatto, proprio quello che dicevo un attimo fa, Gallinica è andato a cercare unicamente lo scontro. Gallinica già ammonito e arriva il doppio cartellino giallo, espulso Alessandro Gallinica. Ho circa 2 minuti e mezzo da giocare in questo momento. La conclusione con il destro, Mazzei! Se lo erano perso sul cambio difensivo di Matteo. Mazzei bravissimo ancora, Mazzei, la palla che resta lì, resta nella disponibilità di Yuri Di Matteo che ci mette la firma. Il capitano del Sulmona vuole spedire in paradiso i suoi, è 3-1 al Palacattani. Mazzei lunghissima di testa, è finita la corsa del Sulmona sotto il settore del Palacattani occupato dai propri tifosi. Hanno vinto gli abruzzesi che l'anno prossimo giocheranno in Serie A2. Il prossimo anno in Serie A2 ci giocherà il Futsal Sulmona. Ad alzare la targa capitan Di Matteo. Bravissimi ragazzi, alzatela al cielo, ve la siete proprio meritata, una run playoff magnifica da parte del Sulmona.
e su queste immagini, sui festeggiamenti del futsal sul Mona, io vi auguro una buona notte e soprattutto buon futsal da Lorenzo Polisello.